Coppa Calciotto, seconda giornata, in campo Valcedonia e Vesuvio. Buonasera dal Millennium. E ricomincia da Pisa, attaccato da due avversari. Pisa perde questo pallone, attenzione qui al sinistro, provato da Giampiero Estatico, che non ha trovato la porta di poco con il suo diagonale. Perde il rimpallo, riparte Sarni, attaccato da De Sì, pallone nello spazio, ottimo per Di Stasio, che apre troppo il piatto sinistro, non trova la porta. A tuppe, tocco in avanti per Estatico, che passa in mezzo a due. Estatico, la parata qui di Berlingeri, e poi si divora il gol a porta vuota. Mario Fiorillo. Aielli rischia tantissimo, perde il pallone, attenzione a Estatico, la mette al centro per Rotondo. Berlingeri ci mette ancora una pezza e mette in calcio d'angolo. De Sì, poi Aielli, zona tiro, prova, si distende De Stefano, palla che diventa buona per il tap-in vincente, che porta in vantaggio il Valcedonia. Ha segnato il numero 33, e la mette giù, cross al centro a cercare Valceo, la sponda di petto per Spera, che va via con un sombrero ancora Spera, e poi Berlingeri, anzi Di Stefano, il portiere del Vesuvio in qualche modo si salva. Stefano, il portiere del Vesuvio in qualche modo si salva. Dall'altra parte Statico, attenzione, prova a sfondare, Statico sul fondo. Azione per il raddoppio, si attende il fischio dell'arbitro, la rincorsa la prende Statico, respinge la barriera con Bonanno e poi prova a girarla ma non trova la porta. Rotondo col sinistro, attenzione a Zampella, che occasione per il pareggio del Vesuvio, l'ha avuta proprio lui Marco. Allora occhio al corner, lo va a battere Sarni, secondo palo, la doppietta di Spera che forse chiude la partita, 2-0 Valcedonia. Sbaglia tutto, regala palla a Fiorillo che però non ne approfitta, allora ancora Spera, salta Zampella, Spera fino in fondo e il palo gli nega la tripletta. Che azione qui di Spera. Davide Spera, autore della doppietta che ha permesso al Valcedonia di battere per 2-0 il Vesuvio. Davide, una partita non bellissima, insomma, in cui non avete incantato, ma avete sempre controllato la gara, alla fine l'avete sbloccata, l'avete vinta meritatamente. Sì, a parte all'inizio che abbiamo subito qualche palla col di troppo, siamo saliti man mano con l'andare della gara. E abbiamo chiuso, fortunatamente siamo riusciti a sbloccarla, perché a un certo punto era diventato quello il vero problema, sbloccarla. E ci siamo riusciti su un tap-in mio, e poi l'abbiamo anche chiusa e abbiamo difeso bene per portare a casa i risultati. Grazie, in bocca al lupo. Crepi.